Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Ci dà lo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. Renditi conto che Gesù è vivo, mentre ti ascolta. Ti avvolge, ti protegge con la sua presenza. Se sei in chiesa, mettiti in ginocchio di fronte a Gesù e Eucaristia. Parlagli come si parla ad un amico. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. Puoi parlargli se vuoi ad alta voce o nel silenzio del tuo cuore. Puoi scrivergli una lettera ed è meglio perché la potrai rileggere in futuro. Che cosa scrivere nella tua lettera? Puoi dire a Gesù la tua fede in Lui, digli che lo accetti come Signore e Salvatore. Dire a Gesù che gli affidi per sempre la tua vita. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. Fallo con parole tue. Lo Spirito Santo che ha ben invocato ti suggerirà le parole, e se non arrivano puoi invocarlo ancora. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. Sii totalmente sincero con Gesù, digli solo quello che senti dal profondo del cuore, non recitar con Lui. Se hai paura di dire il tuo sì, dillo a Gesù con sincerità. Se vuoi dirgli un sì solo per un po', ma hai paura di farlo per sempre, dai a Gesù quello che riesci a dargli. A Lui basta un granellino di senape, di fede sincera, per spostare le montagne che ostacolano il cammino della tua vita. Se non riesci a promettergli nulla, non importa, Gesù è paziente e aspetterà. Lui ti ama anche quando non hai fede in Lui. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. Grazie a Gesù per questo momento di unità che avete vissuto insieme. Digli che con Lui stai bene, digli che la sua presenza ti dà pace e consolazione. Ringrazialo anche se non sei riuscito a promettergli nulla. Ringrazialo per la sua pazienza di sapere aspettare i tuoi tempi. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. La tua scelta è su per questo momento di unità che avete vissuto insieme. Digli che con Lui stai bene, digli che la sua presenza ti dà pace e consolazione. Ringrazialo anche se non sei riuscito a promettergli nulla. Ringrazialo per la sua pazienza di saper aspettare i tuoi tempi. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. La tua scelta di affidamento a Gesù non è completa finché non la comunichi a qualcuno. Chiedi a Gesù che ti illumini per farti sapere con chi puoi condividerla. Chiedigli quando farlo e quali parole usare. Lui ti parlerà e ti farà capire. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole. Stai per fare un passo importante, stai per fare una scelta che ti cambierà la vita. Chiedi allo Spirito Santo la forza, chiedigli le parole.